innanzitutto ai telespettatori di Telecapri Notizie, ben ritrovati in un nuovo rapporto dedicato allo spettacolo. Accanto a me il medico Raffaele Vitaiano, un dottore che però è da sempre ricco di passioni. Più volte lo abbiamo visto, lo abbiamo conosciuto nell'ambito della rubrica Piacere e Piacersi, laddove ci ha dato tanti preziosi consigli in merito all'agopuntura, in merito all'estetica, in merito anche all'elisir di lunga vita, del quale abbiamo più volte parlato in programmi precedentemente andati in onda sulla nostra emittente. Dicevo, medico ed ex alunno dell'Istituto Bartolo Longo di Pompei, ecco perché quest'oggi è qui nella veste di promotore di un film proprio relativo alla vita di Bartolo Longo. Questo progetto è iniziato nel 2002 con l'allora vescovo di Pompei, Monsignor Toppi, un progetto che è davvero ambizioso, un progetto importante. Dunque, dottor Vitaiano, mi viene spontaneo chiederle a che punto siamo. Beh, diciamo che questo lavoro è nato, come dicevi tu, nel 2002, poi varie vicissitudini hanno fatto sì che delle cose sono intrecciate, abbiamo fatto altro magari nel contempo, e stavo per un attimo pensando a un altro lavoro insieme. Un po' hai detto tu, sono un ex alunno dell'Istituto Bartolo Longo, avevo recuperato un testo che poi abbiamo pubblicato, è la storia di un ragazzo nell'Istituto Bartolo Longo, quindi abbiamo pubblicato, lo trovate anche sul sito, se volete lo scaricate, www.raffaelevitaiano.it, si intitola il testo Cara Pompei, e stavamo lavorando a che questo diventasse il primo film della serie, un po' accendere i riflettori su quello che è anche l'altra parte di Pompei, cioè l'aspetto sociale di Pompei, non solo quella religiosa di cui tutti siamo devoti. E quindi questi due lavori erano insieme in un certo senso. Che cosa ha dato una spinta in un senso o in un altro? Il fatto che Monsignor Toppi all'epoca voleva fortemente questo lavoro, aveva coinvolto un team di persone che si occupavano di questo, tra cui il regista Nini Grassia. La morte di Nini Grassia, questo ci ha colpito profondamente, e un po' glielo dobbiamo a entrambi, che io penso entrambi in paradiso. Monsignor Toppi di certo, un santo, chiunque l'ha conosciuto lo sa per certo, e Nini che probabilmente avrà avuto come dire, questo vescovo che gli voleva tanto bene, che sarà stato un po' come dire il suo curatore per chiedere che il buon Dio accolga anche lui tra le persone in paradiso. E dicevo, questo ci ha dato quella accelerazione, quella voglia di riprendere. Un caso, avevo io tutta la documentazione, l'ho ripresa e ho chiamato la figlia di Nini, Antonella, anche lei regista, ho detto Antonella, bisogna fare questo lavoro. Quindi a che punto siamo? Abbiamo il soggetto pronto, la sceneggiatura pronta, una storyboard che anche in linea di massima è pronta, perché c'era un lavoro pubblicato su un fumetto su Bartolomeo che può essere attinto qualcosa da lì. Diciamo, siamo quasi pronti, e la voglia di tanti noi ex alunni dell'Istituto Bartolo Longo. Insieme volevamo spingere in questa direzione, insieme spingeremo per questo. E non vi anticipo cose, se non, ma va, ce la vogliamo dire, che probabilmente vogliamo coinvolgere un giocatore di Serie A, che è figlio di un ex alunno dell'Istituto Bartolo Longo. Coinvolgere nel film significa in un certo senso costruire e far comprendere come l'intuizione di Bartolo Longo è stata una grande intuizione, quella di dire che i ragazzi sono dei ragazzi che possono essere recuperati dall'ambiente da cui o in cui vivono. E cosa dire, forse una piccola anticipazione, è inutile dire che Bartolo Longo, il fondatore del santuario
di Pompei, e beh, è chiaro che il film verterà sul suo aspetto religioso e quindi la fondazione del santuario, ma anche sull'aspetto sociale. E perché è importante oggi? Perché ritorna subdola quella teoria dell'ombroso per cui il delinquente è di famiglia o poco più. E invece Bartolo Longo è riuscito a dimostrare il contrario, e cioè che i ragazzi, se vengono accuditi amorevolmente e con l'attenzione dovuta, sono essi affermazione e traino della società e sono loro il recupero sociale e il riscatto morale dei loro genitori. Questo è il grande insegnamento di Bartolo Longo e io penso che lo si debba a Bartolo Longo, come dire, portarlo alla conoscenza dei più. Molti vanno a Pompei devoti, molti, sono, mi veniva da dire miliardi, diciamo svariatissimi milioni di persone sono devoti del santuario di Pompei, della Madonna di Pompei, ma poco conoscono di Bartolongo. Ho notato che la stessa città di Pompei, molti non sanno di Bartolongo, alcuni pensano sia un prete, che non è, altri pensano, ma chissà, ecco, questo io penso che lo si deve, fondamentalmente è il nostro padre. A questo punto, dottor Vitaiano, mi corregga se sbaglio, diventerà anche un tributo, un ringraziamento a Nini Grassia, non più tra noi, che tanto aveva creduto in questo progetto. Sì, Nini in pratica voleva realizzare quest'opera con molta devozione. A me mi colpiva un fatto, che quando Nini veniva a Pompei in queste riunioni con Monsignor Toppi, che erano periodiche, che avevano preparato diciamo, anche l'inizio poi del film, era il primo ad andare nel santuario. Mi ha commosso questo fatto, perché solitamente di quelli che sono nel mondo dello spettacolo, talvolta si ha un'idea che sono un poco più, come dire, un poco più, meno attenti, meno religiosi, e lui, vabbè, con tutto quello che lui poteva essere, con tutte le sue contraddizioni, aveva questa grande voglia. Tra l'altro, in un'intervista, lui mi pare che pose questa cosa: io devo realizzare questo, voglio realizzare questo film. E allora io penso che dobbiamo realizzare. Non penso che troveremo grandi difficoltà, non voglio essere immodesto, ma se volontà di Bartolo Longo, e la Madonna che vuole che questo sia, e se mi viene da pensare, lo ricordo Monsignor Toppi con la sua aria serafica e come dire, con quel sorriso, diciamo, è lì da lassù e ci sta sorridendo e ci sta quasi, come dire, aiutando questo lavoro che noi andremo a fare. Io penso che la cosa si farà, niente fermerà, se è un disegno diciamo che ha il supporto delle persone che non ci sono più tra noi, ma sono sicuro che lavorano e perorano la causa in un luogo dove possono più che da qua. E c'è il supporto anche del dottor Vitaiano, che è stato nostro ospite quest'oggi e che ringrazio per aver accolto il nostro invito, lui che ha sempre portato avanti con grande passione e dedizione questo progetto. Grazie al dottor Raffaele Vitaiano, grazie a voi amici telespettatori, vi auguro buon proseguimento con il palinsesto di Telecapri.